Presidente, ci guardi? Presidente. Presidente, grazie. Oggi c'è la bella Italia, Presidente. Dunque il D-Day è arrivato venerdì 7 febbraio, il giorno in cui si inaugura ufficialmente la candidatura di Padova come capitale europea del volontariato. L'apertura di quest'anno è stata affidata niente meno che al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è arrivato attorno alle 10.30, è anche salito sul palco, si è dilungato, ha ringraziato tutti i volontari e anche le autorità presenti. Ora parte una 3 giorni di iniziative, ma in effetti parte un anno importante per Padova, testimoniato dalle molte persone qui presenti, in rappresentanza del mondo dell'associazionismo, naturalmente anche delle istituzioni, molti volti noti della nostra politica, e poi il Presidente che se n'è andato tra le ali di folla e un lungo, lunghissimo applauso di ringraziamento. Si tratta di un riconoscimento prestigioso alla città, alla sua cultura di solidarietà, alla storia di donne e di uomini che ha lasciato tracce preziose e aperto strade su cui altri non hanno potuto poi camminare. La generosità espressa dai volontari è frutto di una scelta della persona, messa di fronte a sfide e talvolta a emergenze che la vita delle famiglie e della comunità ci presenta. Sono gli angeli del sangue di Firenze dell'anno del 66, gli alpini del terremoto del Friuli 10 anni dopo. Desidero ribadire qui l'apprezzione per le sorti in Sicilia Romana. Come sappiamo tutti, rapita in Kenya mentre svolgeva la sua opera generosa di pace e di solidarietà. La Padova capitale non può mancare per lei il nostro pensiero, che si unisce all'impegno costante delle istituzioni per ottenere la liberazione.